Allora, Alberto, la notizia è questa, ve la possiamo confermare. La ragazza Valentina è stata ritrovata. È stata Ecco, meno ritrovata nel male. pomeriggio dai carabinieri a Greco Milanese. Quindi era effettivamente, come supponevamo, poco distante da questa qui, che è la sua casa. Era arrivata nei pressi di Milano, siamo poco lontani, insomma, dal centro Greco Milanese, nella stazione dei carabinieri, che l'hanno presa in custodia in questo momento. Poco fa abbiamo visto rientrare anche la madre. Vi chiedo scusa, ma forse riusciamo ad averla anche in diretta? Ecco, Aspettiamo un vediamo. Allora attimo, dobbiamo perché è dire arrivata poco istanti intanto, fa la madre, che ecco, arrivava proprio dalla stazione dalla di Greco stazione. Milanese. Ribadiamo la notizia, importantissima. Valentina è stata Signora, ritrovata dopo 6 giorni. Ecco, buonasera. abbiamo la mamma in diretta. Marco, vengo da voi, che la signora immagino sarà sollevata, 6 giorni di Sì. apprensione. Sentiamo, sentiamo. Signora, ce lo conferma? Valentina è stata ritrovata. Sì, è stata ritrovata. Questa sera sono stati contattati dei carabinieri da Greco Milanese. Sta bene? Sì, sta bene. Si è saputo come ha fatto ad arrivare fino a lì? Come ha vissuto in questi Non giorni? sappiamo niente, adesso sta bene, sappiamo solo che è bene, solo questo. Come si sente dopo questi 6 giorni passati con questa angoscia in questo momento? Un po' di sollievo, però finché non lo vediamo in faccia a faccia. Lei non è riuscita ancora a vederla? No. Ci ha parlato Quando al pensa di telefono. andare? Al più presto possibile. Sì, L'ha ha sentita parlato al al telefono, telefono? signora, con Valentina. No. No, non l'ho ancora sentita, anche perché dobbiamo dire che il telefono è ancora nelle mani dei carabinieri. Come sapete, è stato sequestrato perché è stato uno strumento di indagine importante per cercare di capire che strada potesse aver fatto e se avesse avuto dei contatti negli ultimi Certo. giorni prima della scomparsa. Comunque, la buona notizia, insomma, è che Noi è in siamo buone molto. condizioni e presto potrà riabbracciarla. Sì. Vi ringraziamo di cuore, non abbiamo parole a ringraziarvi a tutti che ci avete dato una mano. Allora, la signora Raluca è giustamente commossa, la ringraziamo per essere qui, per essere venuta in diretta. Dobbiamo dire anche un'altra cosa, che i carabinieri ci hanno detto una cosa importante, che probabilmente proprio grazie alla nostra segnalazione, al fatto che è stata diffusa la foto di Valentina, che qualcuno l'ha riconosciuta, l'ha avvicinata e l'ha convinta a presentarsi alla stazione dei carabinieri, dove poi sono avvenute tutte le operazioni che a questo punto andranno avanti fino a tarda sera, immagino. Quindi siamo stati, abbiamo avuto un ruolo molto importante anche in questo, perché è stata proprio la diffusione anche tramite i social della foto della ragazza che ha permesso a qualcuno di riconoscerla e di segnalarla ai carabinieri. Anche perché dobbiamo ricordare, Marco, che lei è fuggita di notte senza il telefono perché il papà l'aveva sequestrato, senza soldi. I genitori erano molto preoccupati perché chiaramente non sapevano dove fosse e come facesse ad andare avanti. La domanda quindi è se c'è qualcuno che può averla aiutata in questa fuga. Hai potuto ricostruire dalle informazioni che stai avendo adesso minuto dopo minuto? Allora, noi abbiamo sentito molte persone oggi, anche siamo andati nella scuola, nel liceo che Valentina frequentava, abbiamo parlato anche con i compagni di classe. La sensazione generale è che effettivamente qualcuno l'ha aiutata, perché era difficile rimanere in queste condizioni senza soldi. Ricordiamo che non aveva un telefono, non aveva neanche i documenti appresso, perché sono rimasti qui all'interno della casa. Dunque, girare per l'hinterland milanese con questo freddo senza un appoggio sarebbe stato effettivamente difficile e anche impossibile, diciamo. Dunque, Assolutamente. sicuramente si è appoggiata in qualche struttura o da qualche amico che l'ha aiutata. Probabilmente, aggiungiamo noi, si è trattato anche di un piano che era stato ordito con qualche anticipo da parte della ragazza, che aveva intuito che avrebbe passato più di un giorno fuori di casa, come era già successo ad agosto, quando si era allontanata sempre per lo stesso motivo, per un motivo molto simile, dopo una lite con il padre per via del suo scarso rendimento scolastico. Ricordiamo che Valentina ha 17 anni, quindi è chiaro come ha potuto una ragazzina andare via per 6 giorni da sola, senza soldi, senza telefono, senza niente. Evidentemente qualcuno l'ha aiutata. Il nostro Marco Piccaluga ha trascorso lì le ultime ore e chiaramente ha cercato di fare luce perché qualche dubbio su questa vicenda emerge. Chi ha aiutato Valentina? Perché Valentina è andata via durante la notte di casa? C'è una lite che è accaduta con i genitori e poi vediamo cosa ha ricostruito il nostro inviato in questo documento. Non l'ho mai vista neanche da queste parti. Non saprei cosa pensare, perché Addirittura non si può sparire così. C'è una ragazza di 17 anni, non può sparire così. mai vista. Questa è Valentina, è scomparsa da 6 giorni, l'ha mai vista? Purtroppo no, so che mia figlia ha già provveduto, come è stato richiesto, a divulgare il messaggio, cosa che appunto ha fatto. Ci auguriamo che venga poi ritrovata. Questo è il liceo che frequenta Valentina. Andiamo a sentire se qualcuno in classe o degli insegnanti ci può raccontare qualcosa.
So ovviamente che i carabinieri sono stati avvisati subito in seguito alla scomparsa, e so anche che la preside aveva parlato con i carabinieri, non so proprio cosa si siano detti. Tu la conosci Valentina? No, purtroppo no, mi è arrivata la notizia della sua scomparsa attraverso il gruppo classe su WhatsApp e ci è arrivata appunto la notizia, ma sono di Quinta e purtroppo la ragazza non la conosco. Molto riservata, quindi non si è mai sbilanciata con noi nel parlare o dire nulla. Però quando appunto abbiamo scoperto che era scappata, una mia compagna che comunque torna a casa insieme si è sbilanciata nel dire che comunque in casa la situazione non era delle migliori, cioè lei si trovava a disagio, diciamo. E quello che noi sappiamo è che comunque ogni volta che le viene sequestrato il telefono sta abbastanza male. Sicuramente qualcuno l'aiuta perché non durerebbe nemmeno una notte fuori, esatto, al freddo. Lei si è molto riservata, quindi anche chi le parla non sa nulla. L'aiutano, cioè... Secondo me è pianificata la cosa. Già era scappata, ce l'hanno fatta ritrovarla, però lei vuole andare via.